Ciao. Ehi, allora? Ti Si è svegliata. Salutare. Ciao, buongiorno. Ciao, 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 ciao. Dai che ci vediamo dopo, dai che faccio lezione. Ci vediamo dopo. Allora, buongiorno. Dai, che cosa fai? Sei qua o vuoi andare? Allora, buongiorno. Allora, tutti attivi, perché oggi è domenica, facciamo qualche cosa. Bene, buongiorno. Allora, facciamo una pratica un po' completa oggi. Niente pippotto. Se avete un elastico, recuperatelo. Se avete l'elastico, se non avete l'elastico, si può utilizzare anche un collan legato, un vecchio collan, lo usate come se fosse un elastico. Ok. Allora, partiamo. Allora, aspettate che poi si sia storto. Piedi ben radicati a terra, cerchiamo di aprire il più possibile la pianta dei piedi e a metterci bene a contatto con il tappetino. Allineiamo il nostro rachide, cerchiamo la posizione, chiudiamo gli occhi, iniziamo una respirazione consapevole. L'addome sale verso l'alto. Andiamo a espandere. Quindi inspiro, contando 8 tempi, salgo e espando bene. Espiro, rilascio, scendo, svuoto completamente, rientro anche con l'addome. Ora inspiro, dal basso, espando, bene il costato. E la respirazione che si manifesta sotto le clavicole, che spinge. Espiro, rilascio. E ancora inspiro. Riempio. Espando, espiro, rilascio. Ora vado con le mani sull'addome, sento sempre il mio allineamento, le ginocchia sempre leggermente morbide, mai completamente distese, allineamento del rachide, inspiro, apro lato, lascio il basso le mani, espiro, rientro, inspiro, espando a lato, apro bene, espiro, rientro. Ancora, inspiro verso l'alto, calice, espando, espiro, rientro. Ancora, sposto le mani, le porto sul petto, parto da qua. Inspiro, espando verso il basso, apro bene le spalle, le scapole si chiudono, le mani vanno indietro, espando bene, inspiro. Espiro, svuoto, porto le mani al petto, lentamente, profondo. Inspiro, vado a lato. Espando bene, apro bene. Espiro, rientro. Inspiro, porto verso l'alto. Espando. Espiro, rientro.
e mi sposto verso il basso. Ancora l'addome, mano sulla pancia. E ancora, inspiro lento, vado a seguire il mio movimento, sento il mio corpo, espando bene. Espiro lento. Inspiro, vado a lato. Espiro, rientro, riempite bene i polmoni, portano energia, inspiro verso l'alto, allungo bene, espiro, rientro, porto le mani sul petto, ancora la sequenza, inspiro verso il basso. Espando bene indietro, espiro in avanti, svuoto, inspiro a lato, espiro, rientro, inspiro in alto. Espiro, rientro al centro. E sciolgo le mani verso il basso. Ora metto le mani sulle cosce a sfiorarle e le uso come riferimento. E vado a muovere le spalle con un cerchio lento, profondo, aperto. E inspiro, chiudo, salgo verso l'alto. Espiro, scendo, svuoto, chiudo, inspiro, salgo, apro e scendo, espiro, chiudo, inspiro, salgo, apro dietro, espando, espiro, scendo. E l'ultimo, chiudo, salgo, inspirando, apro bene le spalle, espiro, scendo e chiudo. Rimango un attimo in ascolto, assesto bene la posizione, le spalle sono leggere, cerco il mio baricentro, rimango un attimo in ascolto con le mani morbide lungo i fianchi. Gli occhi chiusi e lascio che il mio corpo sia libero di muoversi leggermente, di creare degli assestamenti, di tenere l'equilibrio. E di percepire ogni movimento che accade in lui. E apro gli occhi. Con leggerezza adesso dal basso. Mi spingo verso l'alto con l'intento non tanto di saltare, ma quanto di atterrare, quindi di vero essere proprio e di morbidità. Quindi nel momento in cui atterro, devo sentire il riverbero dalla terra che mi porta energia dal basso. Devo essere morbido, morbido le ginocchia, morbido le spalle, morbido le mani. Accolgo questa energia che dal basso sale e ci porta le formiche, tutto il corpo. Attiviamo, se profondo, ancora salto, piccoli, morbidi, atterro, sento l'impatto col tappetino e mi rilasso, mi sciolgo, ancora, e sto, e rimango un attimo in ascolto, se sono fortunato, sentirò dei brividi, delle formiche, dell'energia che si muove. E apro gli occhi, sono andato in verticale. Ehi, buongiorno. È arrivata anche la Sabrina. Ciao Sabri, è arrivata. Ok, andiamo in apertura adesso. Inspiro, salgo, apro bene, porto le mani a lato, giro il palmo delle mani verso l'alto. Pollici spingono indietro, espando bene, rimango in allineamento.
Espiro, svuoto, provo supinazione, quindi espiro, chiudo bene, buongiorno, buona domenica a tutti, inspiro, apro, espando, spingo dietro, ben allineate le spalle, posso spalla allineato e gomiti distesi, espiro, svuoto, inspiro, apro. Espando, espiro, svuoto. Ancora uno, inspiro, apro. Espando, palmo rivolto verso l'alto, i pollici spingono indietro. Espiro, svuoto, chiudo bene, le spalle girano, si chiudono in avanti. Inspiro, rientro al centro. Da questa posizione piego le braccia e quindi creo un angolo di 90 gradi, quindi sono chiusi. Da questa posizione una mano scende verso il basso, vedete, creo un angolo di 90 gradi verso l'alto e un angolo di 90 gradi con l'altro braccio verso il basso. Quindi mantengo questo allineamento, cerco di tenere il gomito ben alto. In questa posizione sentirete la spalla del braccio verso il basso che si porta in avanti, quindi va in anteposizione, quindi da questa qua posizione qua cambio, salgo sull'altro lato, mantengo, cerco di trovare i miei angoli di 90 gradi, l'assetto, cambio, inizio a liberare le scapole, cingolo scapolare, cambio, mantengo, cambio, mantengo, cambio. Chiudo bene la spalla in avanti, cambio, cambio, cambio e cambio. E porto anche l'altro braccio in allineamento, mantengo da questa posizione, scendo verso il basso, chiudo vicino ai fianchi, quindi chiudo indietro, i gomiti vanno indietro, non vanno vicino. Quindi abbiamo vicino i fianchi ma cercando di spingerli indietro. Da questa posizione inspiro, salgo, distendo, vado verso l'alto, spingo con le mani e distendo i gomiti, mi allungo verso l'alto e poi espiro, scendo portando i gomiti indietro, svuoto, porto i gomiti vicino ai fianchi, ho svuotato bene, inspiro, salgo. E allungo, parto verso l'alto, espiro, scendo, inspiro, salgo, espiro, scendo, e inspiro, salgo. Rimango in alto, intreccio le mani, distendo bene i gomiti, mi allungo bene. Da questa posizione espiro, porto i gomiti a lato. Da qua scendo su un fianco, inspiro, trattengo, espiro, rilascio. Inspiro, trattengo. Espiro, rilascio. Inspiro, trattengo. Espiro, rilascio. Mi apro bene sul fianco, devo sentire la respirazione che si manifesta dentro il fianco fino all'ascella. Inspiro, distendo le braccia, apnea. Distendo le braccia, mantengo. Rientro al centro, espiro, rilascio, faccio scendere le braccia verso il basso, recupero un attimo ancora, inspiro, salgo subito, su, mi allungo bene, intreccio i pollici, giù i gomiti, espirando. Da questa posizione, inspiro, espando bene. Allineo il rachide e scendo su un fianco, inspiro, apnea,
mantengo, espiro, rilascio, inspiro, apnea, mantengo, espiro, rilascio, e ancora inspiro, apnea, espiro, rilascio, ultimo inspiro, apnea, distendo le braccia secondo le mie possibilità, rientro al centro, espiro, accompagno verso il basso. E rimango un attimo in ascolto, sentite come il lavoro sulle spalle, sulle scapole, sia intenso, attivo. E mantengo in ascolto il mio corpo, vado in allineamento, quindi metto attive le braccia, apro bene le spalle, controllo il mio rachide, lo sterno spinge verso l'alto, mi sento tirare dalla testa come da un filo invisibile che mi allinea, distendo bene la cervicale. E apro gli occhi, quindi su, inspiro, salgo con le braccia allineate, quindi ho creato questo angolo di 90 gradi, busto braccio e parte alta del braccio con l'altro braccio. Bene, allineo polso e spalle, mantengo alto, spingo dietro le spalle, quindi da questa posizione vado in chiusura, inspiro, espando in avanti, sento lo sterno che sale, espiro, vado a cercare le mie mani, le sovrappongo, le distendo completamente, mi allungo, muovo bene le scapole, sentite il lavoro che si manifesta sulle scapole, allora su, inspiro, apro a lato, qui siamo nella posturale pura, quindi andiamo a chiudere bene le scapole, creare libertà, espandete il petto, sentite il pettorale che lavora, che si allunga, che si distende, allineamento polso spalle, avanti, espiro, chiudo. E ancora, inspiro, qua perché ho problemi di scapole, cingolo scapolare, spalle, è ottimo, inspiro, espando, espiro, spingo in avanti, sovrappongo le mani, mi allungo, mi chiudo, sento le spalle in abduzione che si aprono dietro, inspiro, apro, espando, espiro, svuoto. E rilascio, inspiro, rientro e mantengo la posizione, espiro, ora mantenendo l'allineamento polso spalle, allineo la cervicale, sento bene la mia testa in allineamento e vado nella mia torsione. E vado secondo la mia possibilità, senza esagerare, il primo allineamento, mantengo leggermente, sento di allineare il tratto cervicale e rientro al centro. E inspiro, vado a lato, mantenete l'allineamento dei polsi, delle spalle, non cedete, allineamento, mantengo, rientro al centro. Ancora lato, mantenete, forza, non cedete, mantenete, vado a lato, cerco di aumentare la mia possibilità, vado su una torsione fisiologica, rientro al centro, mantenete l'allineamento polso spalle, lato, inspiro, rientro al centro, e rilascio le braccia lungo i fianchi, tallone e alluce si uniscono, sento l'attivazione dei glutei che mi spingono, tratto lombare si attiva, tutti gli erettori, i muscoli erettori spinali, quelli antigravitari si attivano su muscoli profondi, apro bene le spalle, apro bene il petto, occhi chiusi, mani lungo i fianchi, attive, non contratte, attive. La differenza tra contrarre, quindi irrigidire una muscolatura, invece solo attivarla. Proviamo a gestire, dosare, reclutare le fibre necessarie. E rimango un attimo in ascolto.
Provo a sentire l'energia che si manifesta nelle mani, se sono fortunato, percepisco l'attivazione dei sensi sottili e rilascio. Ok, andiamo a liberare un attimino la colonna vertebrale, quindi divarico le gambe, da questa posizione vado una prima torsione, quindi sono sempre con il mio allenamento. Spalle, inspiro, espiro, prima torsione, mantengo l'allungamento, rientro al centro, inspiro, espiro, vado in torsione, rientro, inspiro, espiro, mantengo, rientro, inspiro, espiro. Mantengo, rientro e lascio andare, sciolgo, sempre da questa posizione, vado in apertura, palmo delle mani rivolte in avanti, pollici verso l'alto, inspiro, espando, espiro, scendo, una piccola torsione, e inspiro, espiro, scendo dall'altra parte. Inspiro, rientro, espiro, torsione, aumento. Rientro, inspiro, espiro, svuoto. Inspiro, rientro, mi preparo, cerco di andare in profondità. Svuoto un attimo. Inspiro, vado, apnea. Mi riempio bene, apnea. Scendo verso il basso, vado a cercare l'appoggio al pavimento, espiro, rilascio, inspiro, apnea, espiro, rilascio, con lo sguardo vado verso l'alto, verso la mano che va verso il soffitto, inspiro, apnea, mantengo l'apnea, risalgo, espiro, rilascio, inspiro. Espando bene, espiro, scendo, no, attenzione, scusate, inspiro, apnea, vado verso il basso, mantengo, vado a cercare il pavimento, se no metto un mattoncino, un libro, qualcosa che mi sostenga, espiro, rilascio, vado con lo sguardo verso l'alto, inspiro, trattengo, espiro, rilascio, inspiro, apnea. Rientro al centro e rilascio. Sempre gambe divaricate. Inspiro, un braccio grande verso l'alto. Espiro, scendo, mi lascio portare verso il basso dalla forza di gravità. Rimango in sospensione, le ginocchia sono morbide, non estroflesse e rimango appeso dal bacino. La testa si rilassa verso il basso ed è solo la forza di gravità che lavora. I muscoli sono rilassati. Piego le ginocchia e su, salgo. Ora, da questa posizione, devo fare una torsione, quindi mani aperte, da questa posizione, colpo sul petto, la mano va dietro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, espiro, espiro. Inspiro, inspiro, in, stop, torno al centro e rilascio. Divarico leggermente in più le gambe, doppio inspiro, riempio, apro bene la mia finestra, doppio espiro, mi chiudo in avanti, ok? Quindi pronto, parto, espiro, inspiro,
Espiro. Inspiro. Espiro. In. Ex. In. Ex. In. Ex. In. Ex. In. E rilascio. Ascolto l'energia. Sento l'attivazione. Abbiamo ossigenato i nostri tessuti. Ah, sentite questa sensazione di benessere, questo piacere. Di sentire il proprio corpo che lavora, elastico, energico. Ok. Bene, ultimo esercizio. Andiamo ad estendere la schiena. Quindi vado con le gambe in apertura, le mani sulle ginocchia, quindi vado ad afferrare e a generare un triangolo di sostegno, quindi le mie braccia vanno a sostenere le spalle. Da questa posizione parto piegando il coccige in avanti, quindi parto dalla vertebra lombare, creo una curva, vado in spinta, devo sentire le spalle che si chiudono in avanti, le scapole che si aprono dietro di me, il mento viene al petto ed espiro completamente, poi partendo dal mento che si apre in avanti, quindi il mento compie un semicerchio in avanti, quindi devo avere la possibilità di parlare. Quando sento se mi ha precluso il parlare, vuol dire che il gesto non è perfetto, quindi devo rientrare col mento e avanti, estendolo in avanti, portarlo verso l'alto, poi srotolare la colonna vertebrale finché il mio coccige, il mio bacino si porta in antiversione e quindi la mia curva lombare va ad accentuarsi, accento iperlordosi, quindi ancora piego il coccige, retroversione, vertebra dopo vertebra, mi chiudo, respiro, svuoto e poi mento in avanti, inizio a ispirare, mento sale, vado a creare la mia curva, espiro, svuoto, mi porto verso l'alto, il mento va al petto, e ancora, mento si apre in avanti, come se fosse una frusta, cerco di controllare vertebra dopo vertebra, e creare una fluidità di movimento, e parte dall'alto e si srotola fino al coccige e viceversa, coccige, vertebre cervicali, mento, mento, vertebre cervicali, dorsali, lombari, coccige, e ancora, espiro, inspiro, e espiro, inspiro, e espiro, inspiro e stop. Già che siamo in posizione, vado in sostegno e da questa posizione espiro, porto l'ombelico verso la colonna vertebrale. Una volta rientrato, espirando, do ancora un paio di colpi, espirando completamente, vado in ritenzione, quindi chiudo le epiglottide, tengo l'apnea e provo a muovere la pancia, ok? Allora, sostengo, inspiro, espiro, svuoto completamente, doppio colpo, blocco con le epiglottide, chiudo e vado a muovere la pancia. Rilascio, inspiro, gonfio bene, espando bene l'addome, espiro, svuoto, faccio rientrare l'ombelico, colpo, chiudo, muovo, e inspiro, rilascio, e lascio andare. Stomach vacuum, andiamo a svuotare completamente, lavorare sugli organi interni.
prendere soprattutto consapevolezza di quello che facciamo. Ottimo, ci siamo riscaldati, adesso mettiamoci un attimino di intensità, quindi iniziamo ad aprirci a lato, quindi a fondi laterali. Da questa posizione quindi sono allineato, scendo, affondo, distendo, allineo con l'achide. Quindi la mia forza deve svilupparsi non verso l'apertura così, quindi non dovete sentire il ginocchio che cede in questo modo, ma devo affondare, e devo scendere. Ognuno secondo le sue possibilità, ok? L'importante è che sentiate che il ginocchio lavora in sicurezza, quindi non devo sentire l'apertura